Ben ritrovati al Presepe Vivente di Gesualdo, edizione 2013. A breve vi illustreremo tutto il percorso del Presepe Vivente di Gesualdo con oltre 220 figuranti, con animali veri e con scene curate nel minimo dettaglio, che riproducono tutti i mestieri e tutte le attività e i lavori del passato. Questa è la scena dei Re Magi. Qui viene riprodotta la scena degli schiavi che producono i mattoni, come avveniva una volta, con la terra e la paglia. Ora troveremo subito due lavori, due mestieri tipici e veramente particolari. Qui ci sono le filandaie, le signore che lavorano la lana. Qui invece abbiamo riprodotto il maniscalco. Produce i ferri e poi va a ferrare i cavalli. Qui c'è proprio il momento in cui viene posizionato il ferro sull'unghia del cavallo. Gesù Cristo ficiri, Mario la ruba cori, o su cuore dei cuti. Proseguendo troviamo i venditori di stoffe. Qui c'è un'osteria. Passatevi il pane! Salute! Qui abbiamo alcuni animali dell'osteria. E qui invece abbiamo la caserma con i soldati e poi la prigione. Silenzio! Il centurione con i suoi soldati. L'ostemente, l'ho pagato il vino! Scendi dalle stelle,
viene riprodotta una scena veramente caratteristica, diciamo, di quegli anni, l'uccisione del maiale. E qui invece c'è la sinagoga con i sommi sacerdoti. E qui invece abbiamo riprodotto una classica scena che ci fa vedere come viene svolto un mestiere di una volta, il boscaioli. Viene messo il grasso di animale per far scorrere meglio la lama e per raffreddarla. Invece c'è un'altra osteria dove le persone dopo il lavoro vengono a mangiare. Ai quanto ti costò la merce amato. A te che sei del mondo. Mancano panni e fuoco, oh mio Signore. Adesso ci avviciniamo invece alla scena dei pastori che vanno a recuperare il loro gregge dal monte. Ecco, qui ci sono i due pastori, pastore adesso che va a prendere le sue pecore. Qui passiamo nei vicoli del centro storico di Gesualdo, molto caratteristici. E qui invece viene riprodotto un altro mestiere, la falegnameria, con i suoi apprendisti, la sua famiglia, le donne che preparano il mangiare per i loro mariti che lavorano. Adesso invece entriamo nella scena di Erode, nella sua reggia, dove ha tutte le sue ancelle, dove ha
tutti i suoi servi che gli rendono festa e che gli rendono sempre allegria. Erode con le sue ancelle, con la sua corte. Invece c'è la rappresentazione di un matrimonio tipico di come avveniva 2000 anni fa. Un giorno di festa per una semplice famiglia. Qui invece viene rappresentato un altro lavoro tipico dell'epoca, i produttori e i venditori di vasi. Sono grandi! A due sesterze! Si accende anche il palazzo! Fermarono i cieli la loro armonia, fermarono i cieli la loro armonia, cantando Maria la E qui forse c'è il lavoro più tipico dell'epoca, lo scarpellino. E qui c'è un altro mestiere tipico dell'epoca, la sartoria. Le donne impegnate nel loro lavoro, che producono i vestiti per i nobili. Con voi
croce divina, la Vergine bella, con voce divina. Adesso entriamo in un'altra parte tipica di Gesualdo, la Fontana del Canale, una zona più antica di Gesualdo, una delle zone più antiche di Gesualdo. Qui viene riprodotta la scena del mulino, il mulino com'era una volta, con l'asino, ed è annesso al forno, con tutti i suoi operai. Viene pulito il grano e poi viene trasformato in farina. Mio figlio, mio Dio, mio caro tesoro, mio figlio, mio Dio, mio caro. Adesso vedremo le lavandaie che lavano i panni come avveniva una volta, con la cenere, poi la lavano, la puliscono e la passano nel limone. Qui le stoffe vengono lavate con la cenere, che rende i panni più lucidi, e poi lì, e poi qui vengono puliti, lavati e profumati. E qui invece c'è un tipico mercatino dell'epoca, dove venivano venduti frutta, verdure, datteri e quant'altro. Prego, 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 prego. Quando nasce Don Ninno, quando nasce Don Ninno, a Betlemmo era notte, pareva mezzogiorno. E qui c'è un'altra scena tipica, c'è il fornaio, c'è la signora che prepara il pane con tutti i suoi operai, i suoi apprendisti, tutti i suoi schiavi. Tengo a ringraziare l'occasione la signora Lisa, una signora di 83 anni che ci ha onorato della sua presenza questa sera, sfidando e vincendo il freddo di questo periodo. Una signora che fa il pane da più di 70 anni, con tutta la sua famiglia. Qui invece ci sono i produttori e venditori di spezie aromatiche. Si possono sentire tutti i profumi. Thank you.
Adesso vedremo due masserie tipiche. In una ci sono vari mestieri, c'è il padre di famiglia che fa le scope, la moglie che fa il formaggio e il resto della famiglia che fa la pasta per pranzare. E invece in un'altra masseria vedremo come viene proprio barattato il matrimonio della figlia, come si viene fatto il contratto di matrimonio, come avveniva all'epoca. Come dicevo poc'anzi, viene riprodotto il contratto tra due famiglie per il matrimonio dei loro figli. La decisione è giovane, io lo so, che ha 15 anni e vogliamo anche le sepolte. Ma io non voglio andare con loro. Hai 15 anni, sei vecchia, devi sposare il figlio. Sei pura, sei pia, sei bella, oh Maria, ogni anima lo sa, che madre più dolce il mondo non ha, che madre più dolce. Il mondo non ha. Questa è l'area dove viene rappresentata la parte più povera del presepe, quindi la parte più povera di Betlemme, perché ci stiamo avvicinando alla scena della Natività. A noi data la tua grande. Qui viene riprodotta un'altra masseria dell'epoca, dove ci sono le donne che preparano da mangiare, c'è l'anziano di casa che ha problemi di salute e che è tutta la famiglia riunita per dargli onore. Bambina che viene a vedere suo nonno. Del cielo, e vieni in una grotta. Il vecchio che richiama l'attenzione di tutta la famiglia. Che riceve tutte le cure dovute. Qui invece c'è la scena dove viene riprodotta la produzione del vino, come avveniva una volta, l'uva che viene pestata con i piedi e tutti che sono impegnati a prendere il vino. Ai quanto ti costò la Vergine amato. Qui ci sono i produttori di cera, producono candele, ceri. Comprate, comprate, acquistate.
Qui invece ci sono le scene del ciabattino e dell'arrotino con la loro famiglia. A te che sei del mondo, il creatore, mancano panni e fuoco. Adesso invece ci accingiamo alla fine del percorso, alla fine del presepe, però non potendo non passare per la scena fondamentale, la Natività. Ecco qui. C'è la scena principale di tutto il presente, la Natività. Bene, adesso ci accingiamo alla fine e io non posso che ringraziare tutti i 220 partecipanti, ringraziare le associazioni che ci hanno supportato, Astrea, la Prologo di Gesualdo, l'Associazione Cavalieri Verdirpinia, perché grazie al loro contributo noi siamo riusciti a realizzare questa splendida manifestazione. Però non posso esimermi da ringraziare i giovani di Gesualdo. I giovani ci sono e hanno tanta volontà e lo dimostrano in queste splendide manifestazioni. Tantissimi giovani di Gesualdo e non solo, dei paesi anche limitrofi che ci danno questo contributo e che organizzano con noi questa splendida manifestazione. Io li ringrazio tutti. Ringrazio anche coloro che non appaiono nelle scene e che con il loro scrupoloso lavoro, in silenzio, fanno sì che si possa realizzare questa manifestazione. E parlo di Enzo Forgione, Marco Sasso, Vincenzo e Dino Pietro Paolo, Antonio Forgione e tanti altri. Poi voglio ringraziare i più anziani, la signora Tecla, la signora Elisa, che sono persone che hanno anche più di 80 anni e che hanno sfidato per questa splendida manifestazione il freddo e l'umidità. E voglio ringraziare la famiglia D'Amelio, che ci dà un grandissimo supporto, e tutti gli amici
gli amici a cui veramente mi rivolgo con un profondo ringraziamento. E infine ringrazio proprio la mia famiglia e proprio i miei amici più stretti, quelli che non mi hanno abbandonato. E mi riferisco soprattutto a Dora e Fiorella Nocera, Stefania Mannetta e a Rocco Mannetta, senza il cui supporto questa manifestazione non sarebbe mai stata realizzata. Grazie e grazie anche a voi monaci dei buon consigli che ci avete regalato questa splendida emozione. Volevo ringraziare infine le coppie che ci hanno portato i loro bambini per la scena più importante, la scena della natività. Grazie di cuore a tutte le coppie, alla famiglia Iannuzzi, alla famiglia Forgione, alle famiglie Forgione. Vi ringrazio veramente di cuore per il grande supporto che ci avete dato per questo presepe e perché ci avete permesso di realizzare la scena più bella del presepe con i vostri figli, cosa che forse pochi presepi riescono a realizzare. Grazie. Don't need it, 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 don't